una villa enorme. Dal 1974 fissò la sua residenza ad Arcore, nella storica villa San Martino di proprietà dei marchesi Casato. Quadri di Tintoretto, biblioteche, mobili antichi, un parco di 1.000.000 metri quadri e 250 ettari di terreno. Nel 1980 la acquistò ufficialmente per la irrisoria cifra di 500 milioni. Un grande affare, procuratogli da un avvocato di Roma, Cesare Previti, che tutelava in quel momento gli interessi di una minorenne marchesina, unica erede dello sterminato patrimonio Casati. La signorina Casati, 25 anni dopo, considerò che con quella cifra avrebbe potuto comprare appena qualche box auto. Una villa enorme e con molti misteri. Il signore di Arcore fece costruire un gigantesco mausoleo per ospitare le spoglie di quella che lui chiamava, alla stregua degli antichi romani, la gens berlusconiana. Nessun riferimento alla religione, ma piuttosto simboli esoterici, catene, fregi, teste di animali. Uno scalone porta sottoterra, la tomba del capo. In una stanza accanto, i loculi per chi l'ha accompagnato nell'avventura terrena. Non la sua stirpe però, ma l'avvocato Previti, il dottor Dell'Utri, il dottor Confalonieri. Alla fine degli anni 80, primi anni 90, Berlusconi ultima la costruzione del suo mausoleo funerario, affidato a uno scultore toscano, Piero Cascella. Il primo a inaugurarlo con una visita guidata è Montanelli, che viene invitato a pranzo e poi a sorpresa si aprono le porte che danno sul prato all'inglese e si vede il mausoleo che è spuntato dal nulla. Alla fine Montanelli fa per uscire credendo di aver visto tutto, invece Berlusconi dice no, dobbiamo entrare nel cerchio dell'amicizia. Che cos'è il cerchio dell'amicizia? È la zona loculi, dove ci sono 32 loculi in alcune file, illuminati da torce oblique perennemente accese, con i primi già contrassegnati da targhette di ottone con il nome del destinatario. E Berlusconi dice qua vado io, qua va Previti, qua va Dell'Utri, qua va Emilio Fede e qua Fedele Confalonieri. Poi si gira verso Montanelli, gli indica il sesto loculo e gli dice e qua, se volessi farmi questo grande onore, io avrei pensato a te. Montanelli escogita una risposta da genio, no? Gli risponde in latino, gli dice Domine non sum dignus, signore non sono degno di tanto onore. Ecco, l'idea che uno voglia seppellire Montanelli tra Previti e Dell'Utri e sopra Emilio Fede e sotto a Berlusconi. Ovvio, 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 è così, è così, è così. Se non vogliamo riconoscere la realtà, allora, è così.
che bella giornata. Ma che bella giornata. Ma che bella giornata.